Amici di ZTL, mi sono accomodato qui sulla poltrona del presidente dell'ANITRAV, l'Associazione Nazionale per le Imprese di Trasporto dei Viaggiatori. E con lui abbiamo cercato di capire meglio, di affrontare quali sono le problematiche del settore NCC a Roma e in tutto il resto d'Italia. Seguiteci. Vado di fretta, non ho più tempo, datemi retta, Gino mi aspetta. Con lei vorrei partire dalla legge 2192 e dalle modifiche del dicembre 2008. Sì, come tutti sanno, i servizi pubblici non di linea, il noleggio con conducente e il taxi sono normati da una legge vecchissima del 15 gennaio 92, che è la legge 21, la legge 4 per definizione. Si è andata avanti fino al 2008, quando la normativa è stata modificata con, noi l'abbiamo definito un atto di pirateria politica, nel senso che la modifica alla legge quadro è stata fatta attraverso un mille proroghe, cosa anomala, perché normalmente le modifiche per le leggi di settore vengono effettuate attraverso un sistema di concertazione con le sigle sindacali, le associazioni di categoria, i consumatori e così via. Questo non è stato fatto e in brevissimo tempo è stata praticamente proposta questa modifica, inserita in un milleproroghe e in particolar modo in un maxi emendamento del milleproroghe nel 2008, a dicembre 2008, e così blindato e votato alla fiducia è passata questa modifica, una modifica immediatamente ritenuta devastante per il settore. All'epoca noi facemmo anche una grossissima manifestazione, portando in piazza circa 10.000 imprese, imprenditori qui a Roma, e immediatamente il governo, all'epoca il governo Berlusconi, capì che c'era stato un problema ed è stata fatta immediatamente una sospensiva dell'efficacia attuativa della norma, sospensiva che si è protratta di proroga in proroga sino ad oggi. L'ultimo termine di scadenza è dicembre 2015. Tra l'altro c'è un passaggio che ha determinato molta confusione ed è riferito proprio in un decreto legge del 2010, di marzo 2010, quando non si è parlato in modo esplicito di sospensione dell'efficacia, ma facendo riferimento al precedente atto sospensivo, si dice che la norma, la legge 21, deve essere rivisitata, quindi riformulata, facendo attenzione a controllare forme di abusi e di abusivismo. Quindi noi siamo ormai da tantissimi anni sospesi a mezz'aria, perché c'è una legge che è sospesa nell'efficacia, con poi le diverse interpretazioni. Da una parte il settore è praticamente in concorrenza con noi, se così vogliamo dire, ma poi dopo spiegheremo meglio questo tipo di concorrenza qual è. Quindi il settore taxi sostiene che la norma è in vigore, dall'altra il noleggio con conducente che sostiene che la norma non è in vigore. Siamo arrivati nei tribunali, come in Italia si fa spesso. Quindi noi abbiamo poi sentenze, tantissime sentenze, che confermano la sospensione dell'efficacia del comma 1 quater, definito così ormai in gergo di settore. E però dall'altra parte c'è questa sentenze che invece sostengono che il comma 1 quater è in vigore, ma che comunque ha delle criticità costituzionali e comunitarie. Naturalmente è complicato, anche perché in questo modo le imprese non investono, non assumono, i problemi sono notevoli, anche in un'ottica globale di questa del sistema economico italiano. Lei parlava di concorrenza, appunto la concorrenza con i taxi, ma vogliamo mettere un punto fermo e chiaro dicendo e facendo capire al pubblico che ci segue a casa che non c'è competitività con i taxi? Assolutamente, la competitività non c'è, o comunque ci sono delle sovrapposizioni di servizi sia da parte del noleggio con conducente nel settore taxi e del taxi nel settore del noleggio con conducente. Faccio due esempi semplici. In discussione
c'è un segmento di tipo di esercizio, cioè che cos'è? Il trasferimento da e per aeroporti, stazioni o porti. Questo è un elemento importante perché fino a qualche tempo fa, diciamo fino a 6-7 anni fa circa, era di esclusiva del settore taxi questi trasferimenti, queste chiamate a volo. Oggi, cambiando la richiesta di mobilità, anche il noleggio con conducente è entrato a far parte di questo tipo di mercato. Certamente, ripeto, la concorrenza è individuata sul fatto che è il trasporto persone in generale, no? Quindi c'è questo tipo di competitività, però c'è anche da dire che le tipologie del servizio sono completamente diverse. Cioè, il taxi nasce per un'utenza indifferenziata, e cioè chiunque arriva in una piazzola taxi sale sul taxi e va nella destinazione che sa e che ha deciso. Mentre per il noleggio con conducente si svolge tutto attraverso una prenotazione del servizio, quindi prenotazione che può essere intesa da un mese prima a 2 ore prima del servizio. Quindi non c'è, e anche perché è una tipologia di servizi che si rivolge a utenze diverse, come dicevamo, indifferenziate per il taxi, e utenza che fa richiesta di servizio presso la sede o la rimessa. Dicevo prima che c'erano delle sovrapposizioni da una parte e dall'altra, ecco, dicevo, il fatto di aver messo molto spesso in zone tipo portuali o aeroportuali servizi di noleggio con conducente fissi, statici, che sono lì in appalto, in subconcessione, lì, può creare dei problemi al servizio di taxi, che anche questi staziona dinanzi alle uscite dei porti e aeroporti. Dall'altra parte c'è la nascita delle cooperative radiotaxi. Cioè, la cooperativa radiotaxi va a distorcere un pochino il senso del settore taxi, perché il taxi è nato per stazionare in piazza a disposizione di chiunque. Ci accennava dell'Europa, magari ci può fare un quadro magari un po' di come l'Europa vive questo diciamo modo di del noleggio del conducente, diciamo della forma del taxi? Sì, allora per quanto riguarda il discorso europeo sul noleggio con conducente, il taxi bene o male funziona come funziona in Italia, no, non è. Il noleggio con conducente nel resto d'Europa è liberalizzato, cioè nel senso, noi abbiamo una grossa differenza in Italia rispetto all'Europa. Oggi qui l'autorizzazione per esercitare l'attività di noleggio con conducente viene rilasciata per ciascun autoveicolo, quindi ogni autovettura ha una autorizzazione. È ammesso il cumulo delle autorizzazioni in capo ad un unico soggetto, però ogni macchina ha un'autorizzazione. Essendo poi il rilascio delle autorizzazioni concepito attraverso un bando di concorso, la nascita e la crescita di un'impresa è soffocata. Perché come può un'impresa che è sul mercato e che si accorge di avere una maggior richiesta di servizio crescere se deve ogni volta non solo acquistare un mezzo o comunque prenderlo in locazione o a leasing, ma deve anche reperire un'autorizzazione per quel mezzo? E questo è complicatissimo. Ecco qui la nascita poi del cercare autorizzazioni in giro nei vari piccoli comuni in giro per l'Italia, ma ben presto, e già hanno cominciato le imprese a ricercare autorizzazioni anche all'estero. Allora, o l'Italia si mette in regola, per esempio, dicevo prima, in Francia un'autorizzazione consente, è data a un soggetto, a una figura giuridica, che essa sia una ditta individuale, ovvero una società a responsabilità limitata, una cooperativa, e questi può operare a secondo le esigenze di mercato un pochino, come posso dire, a fisarmonica, no? Prende più autovetture con un'unica autorizzazione o le riduce, quindi dà più lavoro, riduce il personale e così via. Quindi ha una persistenza nel mercato maggiore delle imprese italiane, che sono costrette a investire tantissimo in denaro
per poter far crescere la propria azienda e con molti punti interrogativi. In Romania, per esempio, con un'autorizzazione si può arrivare sino a 99 autovetture. Allora, queste differenze che comportano? Che il mercato italiano oggi è cibo per gli europei, per le imprese europee, non più per le imprese italiane che addirittura attraverso quel famoso comma 1 quater, sospeso o non sospeso, attraverso le varie delibere o determine, i vari 8.000 comuni italiani, ciascuno regolamenta in modo diverso, vincola l'esercizio dell'attività del noleggiatore che si trova rilegato all'interno del proprio perimetro comunale e anche sottoposto a sofferenze in merito alla crescita perché non può reperire autorizzazione. Parlava di governo, ad oggi che cosa vi aspettate nel prossimo futuro appunto dal governo stesso? Guardi, noi dal governo ci aspettiamo che prosegua così come sta facendo, cercando di far crescere il paese. Ci sta provando, capiamo che è molto difficile, ma serve coraggio. Allora, se Renzi ha coraggio e se il ministro Delrio, che attualmente ha sostituito Lupi, ha coraggio, deve cercare di dare possibilità alle imprese del settore noleggio conducente di crescere, perché non è possibile che da anni sono ferme, congelate da, come dicevo, da questa norma che incombe sulle imprese e che non consente né sviluppo né crescita. E ci sono mille sofferenze nel settore e mille problematiche. Quindi il governo dovrebbe fare un passo avanti coraggioso e trovare soluzioni adeguate al settore noleggio conducente, ma anche al settore taxi, perché anche il settore taxi soffre appunto di situazioni tipo bla bla car, tipo car sharing, tipo shuttle bus, cioè tutte queste situazioni si sono venute a creare questi trasporti alternativi sono lì a danneggiare probabilmente o comunque a modificare un sistema di trasporto all'interno del mercato che prima viveva in modo abbastanza sereno. Ora, è vero che ci sono questi trasporti alternativi, è vero che è giusto predisporre nuovi soggetti che operino nel trasporto persone, ma è altrettanto vero che taxi e noleggio conducente debbono essere messi in condizioni di poter continuare a sopravvivere e vivere nel migliore dei modi. Questo io credo che sia importante. Nel caso di immobilismo da parte del governo, qual è il vostro prossimo passo? Ma io credo che nel caso di immobilismo non ci rimane altro che mettere in stato di agitazione la categoria, scendere nelle piazze e cominciare veramente a... Noi ci auguriamo che non sia possibile, anche se guardi, io dico la verità, noi ad aprile abbiamo avuto un incontro col Ministero dei Trasporti e abbiamo parlato con il vice capo di gabinetto, perché in quel momento c'era proprio il passaggio da Lupi a Del Rio. Ci avevano promesso un documento proprio perché a noi quello che serviva era chiarire questa doppia interpretazione. Mi riferisco sempre alla modifica della legge 21 apportata al comma 1 quater. Se questa norma è congelata o se è in vigore, perché cioè, non siamo certi che è congelata, naturalmente è di parte questa cosa, però voglio dire, siamo certi che è congelata, però sicuramente serve un'espressione da parte di un'autorità forte, no? Come quello di competenza del Ministro dei Trasporti. Si erano impegnati, perché abbiamo fatto una manifestazione in quel periodo, si erano impegnati a rilasciarla entro il 30 aprile, ad oggi non abbiamo nulla. Io ormai sono diventato uno scocciatore probabilmente della segreteria della vice capo di gabinetto, però ad oggi ancora non abbiamo nessun risultato. L'unico atto uscito è questo dell'autorità di regolamentazione. Sinceramente è un atto che ci lascia totalmente insoddisfatti, anche perché abbiamo visto che ha aperto ad un ulteriore soggetto che è Uber Pop, diciamo alle applicazioni, ma chiaramente si riferisce poi al concetto di Uber Pop, ha aperto a questi, quindi il rischio qual è?
che mentre il noleggio con conducente e il taxi sono vincolati all'interno dell'area metropolitana, Uber Pop no. Il conducente di Uber Pop, che potrebbe essere mio figlio magari, no? E lui comincia a girare l'Italia in modo indisturbato, operando e lavorando in modo sereno. E allora come funziona questa cosa? Cioè, no? Mi sembra che c'è da fare interventi importanti su questo settore. E ripeto, il governo deve avere forza e la ragione di un'idea importante per lo sviluppo del mondo. Vado di fretta, non ho più tempo, datemi retta, Gino mi aspetta, dentro un'alfetta, piena di muffa. Abbiamo appena finito di ascoltare il presidente Ferri, con lei invece vogliamo soffermarci per quanto riguarda sempre la stessa problematica, però nel comune di Roma. Ci vuole fare la situazione? Sì. A Roma ovviamente la problematica è la problematica che è esplosa fin da quando c'è stata la modifica alla legge 2192. Tutto è partito da Roma, perché come ha già detto precisamente il Presidente, fu fatta questa modifica sulla scorta delle spinte da parte di Alemanno e quindi della lobby tassista. Io parlo molto tranquillamente della lobby tassista perché ormai ne abbiamo certezza di questo. E da allora Roma è diventata veramente una città molto sofferta dagli operatori del noleggio conducente. E questo che cosa ha prodotto? Durante la Repubblica di Alemanno abbiamo avuto ben 4 delibere sulla scorta di quelle modifiche appunto alla legge 21, abbiamo avuto ben 4 delibere che vedeva messa in discussione in maniera molto forte il lavoro di 3.500 imprese sul territorio romano. 3.500 imprese con autorizzazioni non di Roma, ma questo non vuol dire che non sono romani, perché gli imprenditori sono esattamente imprese romane che operano sul territorio romano e non solo, operano su tutto il territorio italiano ed europeo. E queste 4 delibere dell'allora sindaco Alemanno furono subito impegnate da noi e anche dalle altre associazioni, e puntualmente il TAR fece di fatto l'annullamento di queste delibere. Ora sto andando un po' di corsa, quindi veniamo a questo punto ai giorni nostri. Il sindaco attuale Marino, nonostante appunto le esperienze fatte da Alemanno, ha continuato a portare avanti queste operazioni illegittime che vincolano fortemente le imprese. Noi ci chiediamo che spinta c'è dietro a questi sindaci per poter fare delle cose illegittime e a questo punto anche illegali. Faccio presente che circa 2 anni fa io stesso come impresa e come responsabile Anitrav feci una denuncia alla Procura della Repubblica da Alemanno proprio per abuso d'ufficio su queste vicende. Denuncia che è andata avanti e abbiamo visto indagato Alemanno per questo e ancora tutt'oggi il procedimento è in corso. Marino sa perfettamente anche di questa denuncia e del fatto che Alemanno è stato indagato, eppure ha continuato a portare avanti queste operazioni scellerate. Posso chiederle se questa situazione che lei ci ha appena descritto in un quadro molto completo è una situazione solo all'interno del comune di Roma o è un qualcosa di più generico? No, allora per rimanere nel Lazio ovviamente queste associazioni tassiste hanno inviato a molti comuni del Lazio delle informative del tutto fasulle o perlomeno delle informative che sicuramente possono portare a dei grossi errori da parte delle varie amministrazioni comunali, e dove noi puntualmente siamo intervenuti e abbiamo sempre avuto ragione di questo. Quindi il problema non è solamente a Roma, il problema è allargato su tutti i comuni del Lazio e, come diceva prima il Presidente, anche su tutta Italia. Perché questo è,
adesso stiamo parlando di Roma e del Lazio, ma qui la problematica si è allargata a tutta Italia. Di fatto, questa amministrazione che danno vi ha procurato? Come stavo dicendo poc'anzi, Marino ha fatto gli stessi errori di Alemanno, riproducendo una delibera, la 379, che è stata prodotta il 30 di dicembre dello scorso anno, con applicazione a febbraio del 2015, una delibera che impediva l'accesso ai noleggi con conducente non del Comune di Roma. Ovviamente su questo ci ha visto, come per le precedenti delibere di Alemanno, ci ha visto in prima linea a difenderci al Tribunale del TAR Lazio, e dove ci ha visto ancora una volta vincitori, e quindi hanno dovuto annullare questa delibera. Ma il problema grosso è che questa delibera nel frattempo ha determinato una serie di multe agli operatori, circa 60.000 multe per l'accesso allo ZTL, cosa che invece è consentito dalla legge nazionale, e queste multe adesso noi le stiamo raccogliendo come associazione, e queste multe poi, se verranno poi prodotte davanti ai giudici di pace, porteranno a un danno erariale per il Comune di Roma di circa 21 milioni di euro. E sinceramente noi ci chiediamo ancora una volta, ma qual è la spinta del sindaco di Marino a fare tutte queste operazioni contro i cittadini stessi di Roma, perché poi alla fine questi sono soldi che pagheranno i cittadini di Roma. Noi siamo pronti ovviamente anche a fare delle denunce alla Corte dei Conti per questo sperpero di denaro pubblico, e questo la troviamo veramente, cioè c'è una doppia morale su questo. Troviamo un sindaco che praticamente cerca di non far lavorare 3.500-4.000 imprese con un indotto di 8.000 lavoratori, e dall'altra parte fa pagare ai stessi lavoratori multe per i milioni che abbiamo poc'anzi detto. Vogliamo ricordare che solo l'indotto di Roma prevede 33.000 turisti ogni giorno, quindi un mercato sempre più crescente, le forme alternative che ci ha detto il presidente, quindi è una forma che questo portafoglio clienti debba essere sempre più diviso per tante forme di trasporto. Magari può essere questo un punto perché i tassisti in qualche modo non possano vedere l'NCC come un loro una loro forma alternativa di trasporto. Ma è un po' complessa questa disamina, perché comunque diciamo loro vedono in noi il nemico. Io suppongo, anzi ne ho la certezza di questo, perché dopo tanti anni di battaglie abbiamo capito che evidentemente a chi tiene in mano le redini, chi tiene in mano le redini dei tassisti, quindi diciamo capi delle varie associazioni, hanno bisogno di identificare in noi un nemico, perché a noi ci vedono passare tutti i giorni, ci confrontiamo con loro nelle strade, mentre affrontare il nemico, che è un nemico tipo il BlaBlaCar, che è un nemico che non si può identificare quando si incontra per strada, è più difficile. E identificandoli invece con noi, diciamo, questi responsabili hanno sicuramente una possibilità di affrontare il politico di turno e di dirgli: guarda, che se tu sposi questa causa io ti porto X numero di voti. E io vorrei restare solamente voti, spero che si parli solamente di voti. E quindi identificando il nemico in noi è più facile avere questo tipo di possibilità di gestione con il politico e con la politica locale. Le faccio la stessa domanda che ho rivolto al presidente: che cosa si aspetta lei dal sindaco Marino e dal Campidoglio? Sinceramente io dal sindaco Marino, visto anche le ultime notizie che abbiamo avuto proprio di questi giorni di Mafia Capitale, che ovviamente non sono inerenti al nostro settore, ma chissà, poi magari potrebbero uscire pure delle cose che magari interessano anche noi. E comunque mi aspetto che dia le dimissioni nel più breve tempo possibile, perché è inammissibile che una giunta comunale così indagata per mafia
possa ancora reggere. Ci sono stati dei comuni che sono stati sciolti per molto molto meno. Avete in progetto altre forme di protesta nel prossimo futuro? Assolutamente sì, perché noi abbiamo anche, noi siamo pieni di problemi, noi abbiamo anche un problema con la Regione Lazio, cioè con la legge 58, che è una legge che fu fatta durante l'epoca di Storace, quindi parliamo di circa 12-13 anni fa, dove anche allora fu modificata la legge regionale in appannaggio dei tassisti. E praticamente fu un 29-1 quater, appunto, quelle modifiche che sono state portate alla legge nazionale, fu un 29-1 quater in versione regione, e quindi anche quella da parecchie problematiche agli operatori regionali. E dobbiamo dire che anche in quel caso è intervenuto per ben due volte l'antitrust, dando indicazione alla regione, prima governata dal centrodestra, adesso governata dal centrosinistra, dando indicazione alla regione di modificare assolutamente la legge perché è incostituzionale. Però da allora noi non abbiamo visto nuove, quindi sicuramente a breve, credo molto a breve, faremo una grande manifestazione sotto la Regione Lazio, perché sembra che anche la regione sia inamovibile da questo punto di vista.